questa, Monà. Ah, è lei, signor Luiso Antonio. Vuole un po' di caffè? Venga con me nello studio. Sì, signore, ma perché? Venga, non faccia domande. Ma cosa succede, signore? Perché mi tratta così? Lei e io dobbiamo avere un chiarimento. E poi se ne andrà per sempre da questa casa. Andarmene da questa casa per sempre. Ma che cosa ho fatto di male per meritarmi questo? È quello che voglio sapere. Cosa ha fatto? Io non la capisco, signore. Ascolti, Romola. Io non sono mai riuscito a dimenticare il modo in cui agì in passato, quando era viva sua figlia Esther. Ma ho creduto che si fosse pentita della sua perfidia. Si è comportata bene in questi anni, devo dargliene atto. Ma potrebbe essere solo un'apparenza. Chi mi dice che tutto il suo pentimento non sia una finzione? Ma signore, vi giuro che non riesco a capirlo. Cosa sta tramando, Ramona? Io? Tramare io, signor Luiso Antonio? Ma niente, glielo giuro! Perché me lo chiede? Parli, Ramona. Non mi faccia perdere la pazienza! Mi scusi, ma io non so che cosa le voglia riferirsi. Lo sa perfettamente. Non continui a fingere. Oh, porca Maria! Adesso non tenti di commuovermi con le sue solite lacrime, perché non glielo permetterò! Ma cosa sta succedendo? Mi parli chiaramente, la prego, la supplico! Certo. Lo faccio subito. Ho ricevuto una lettera nella quale si dicono delle cose che mi fanno sospettare di lei. Si dice che lei sta tramando qualcosa. Voglio sapere quali torbide mire la spingono a mettersi ancora contro di noi. Ma mi dica, in questa lettera hanno fatto il mio nome? Sì. Cosa mi si accusa, signore? Non sono tenuto a dare altre spiegazioni. Me la faccio leggere. È una preghiera. Perché non la smette di recitare? E mi dice invece dove vuole arrivare? Io non capisco perché debba dubitare di me. Chi mi accusa sta mentendo? Come osa insistere? Non sia cinica. Le ho già detto che non credo al suo pentimento. Parli. Parli, glielo ordino. Parli! Signore, ma cosa succede? Esca immediatamente di qui, via! Vada via, le ho detto! Nessuno l'ha chiamata. Non vorrà fare la fine di Ramona ed essere buttata fuori di casa. Scusami, mi scusi. Allora, si è decisa finalmente a dire la verità. Confessi cosa sta tramando. E si sbrighi, che è meglio. Sto aspettando. Parli e poi raccolga le sue cose e se ne vada. Non voglio più vederla. Non può essere che non mi creda dopo tutto questo tempo. No, non la credo. A dire la verità non l'ho mai creduta. Lei è anche padrone di non credere. Ma il mio pentimento è sincero. E riconosco che in passato le ho fatto molto male. Riconosco che per mia figlia mi ha sentita. Per mia figlia compromisi il mio onore senza curarmi delle conseguenze. Ma mia figlia... Mia figlia era crudele. Me ne accorsi quando ormai era tardi. E come tutti quelli che sbagliano, ricevette purtroppo il suo terribile castigo. Ma la morte di Esther
Mi fece vedere la realtà delle cose. Mi fece capire che anch'io avevo agito con disonestà e che il mio comportamento non aveva giustificazioni, anche se dettato dall'amore per me. Mi pentii sinceramente e volli dimostrare il mio pentimento dedicandomi ai Salvatierra senza nessuna riserva e con molto affetto. Giurai di servirvi umilmente fino alla morte e rimasi in questa casa in silenzio, sapendo benissimo che almeno all'inizio nessuno di voi mi accettava. Mi creda. Riesco a capire la sua diffidenza nei miei riguardi. Non si spiega come mai da allora sono stata l'ombra di Mariana e che con lei più che con gli altri non ho avuto più nessuna riserva, dandole sinceramente tutto il mio cuore, il mio affetto, annullando la mia stessa persona. Come può non credere? Vuole vendicarsi di Mariana, voglio sapere perché. L'ho odiata molto. Neanche il passare del tempo può aver cancellato quell'odio. Mariana, ma se lei è la prova tangibile del mio profondo pentimento, fu a lei, poverina, che fece il danno maggiore. Era soprattutto lei che dovevo ripagare in qualche modo. Il giorno della morte di Esther, io mi dedicai a lei corpo e anima. In lei ho riversato tutto l'amore che come madre non potei dare a mio figlio. Per lei mi sono sacrificata e per lei mi sacrificherò tutte le volte che la vita me lo richiederà. Per lei e con lei avrei continuato a vivere fino alla fine dei miei giorni, se non fosse che ora mi stanno cacciando da questa casa che è mia. Sì, sì, signor Salvatierra, questa casa l'ho considerata anche mia. Anche se lei non ci crede, è da molto tempo ormai che ho imparato ad essere una donna diversa. Sì, mi sono pentita e non ho niente contro Mariana né contro nessun altro di questa famiglia. Vi voglio bene come foste i miei parenti, anzi per me voi siete i miei soli parenti. Vi sono infinitamente grata, e che io sia maledetta se non è vero che vi sono grata per avermi teso la mano quando ne avevo più bisogno. Sì, lo so che non mi credo, ma è la verità e non le dirò nient'altro, perché non ho nient'altro da aggiungere, non ho nessun peccato da confessare. Ora me ne andrò, non si preoccupi, vado via, così lei non dovrà sopportare mai più la mia sgradevole presenza. E forse allora potrà cancellare per sempre la sua diffidenza. Col suo permesso. Aspetti, per favore, Ramona. Vorrei che mi capisse. So di essermi fatto trascinare dalla rabbia, ma ho ricevuto una lettera anonima in cui si menzionava la sua persona. Se mi sono sbagliato, spero che vorrà scusarmi. Ciò che vi ho detto. Addio, signore. Quello che è successo lo sa lui meglio di me. Cos'è successo?